Le novità più grosse riguardano il Museo Civico, un esperimento dal 14 luglio fino al 30 settembre, venerdì, sabato e la domenica, l'apertura notturna fino alle ore 23 in orario continuato. È un esperimento per provare a capire se in un'area come questa frequentata dai vacanzieri l'apertura notturna può aiutare la fruibilità rispetto al resto della giornata. Ma le due novità più grosse riguardano l'apertura delle visite all'ipogeo di San Salvatore. Avevamo promesso che entro quest'estate sarebbe tornato visitabile dopo la ristrutturazione che abbiamo effettuato a tempi di record. Resterà aperto tutto l'anno, tutti i giorni, fino al 30 settembre, poi osserverà l'orario invernale degli altri siti della Fondazione dalle 10 alle 13.30, dalle 14.30 alle 19. Ma la grande apertura, la grande novità, scusate, è anche l'apertura tutto l'anno degli scavi di Monte Prama. Saranno visitabili da lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 19.30 in periodo estivo, mentre invece il venerdì dalle 10.30 alle 13.30 sarà visitabile anche il cantiere di scavo che è in corso, mentre il sabato e la domenica sarà visitabile sempre al mattino dalle 10.30 alle 13.30. Crediamo che questa sia la vera nostra missione. Tutte le altre attività sono al servizio di far conoscere questi siti, dai festival alle mostre all'estero e a tutto il resto delle cose che facciamo.